GF VIP7, torna il sereno tra Luca Onestini e Nikita Pelizzon, la abbraccia, poi ruba una bottiglia di vino per lei, video. Tempo di festeggiamenti nella casa del grande fratello VIP. In occasione del compleanno di Nikita Pelizzon i Vipponi hanno organizzato un bellissimo party in giardino. Fra palloncini, unicorni e anche un bel barbecue. L'idea della festa è stata di Antonella Fiordelisi, pronta a coccolare la sua amica. In un clima di serenità e tranquillità, la Pelizzon ha fatto anche una sorta di bilancio di questa sua esperienza all'interno del reality show. Ripercorrendo tutte le tappe più importanti, fra cui l'ingresso di Matteo Diamante, il suo ex fidanzato. La modella triestina ha parlato anche di Luca Onestini. Con l'ex tronista di Uomini e Donne era nata una bella amicizia nel corso delle prime settimane di permanenza del Vippone. Un'amicizia che si è interrotta quando Nikita ha ammesso di sentirsi fortemente attratta da lui. Da quel giorno i rapporti fra i due si sono deteriorati, e non sono mancate frecciatine e recriminazioni da entrambe le parti. Tuttavia, durante la festa di compleanno non è passata inosservata al pubblico più attento la vicinanza tra i due Vipponi dopo il gelo degli ultimi mesi. Luca si è mostrato particolarmente affettuoso nei suoi confronti, tant'è che a un certo punto è andato anche a rubare una bottiglia di vino per lei. Già nel corso della scorsa puntata del GF VIP Alfonso Signorini aveva mandato in onda una clip in cui si vedono Nikita Pelizzon e l'ex volto del dating show di Maria De Filippi ridere e scherzare insieme. A tal proposito Onestini aveva fatto capire di volere un rapporto almeno civile con la sua coinquilina. Mancano ormai tre sole puntate alla finalissima, evidentemente i due Vipponi vogliono passare queste ultime settimane avvolti in un clima disteso. O sarà stata la ramanzina di Signorini, dopo i malumori di Pier Silvio Berlusconi a far cambiare rotta ai due?